A mezzogiorno precisi termina il torneo di Shanghai, termina con una finale a dir poco a senso unico con Daniil Medvedev che spazza via, umilia, passa sui resti di Alexander Zverev. Ragazzi, che giocatore Daniil! Un rullo compressore, non sbaglia una partita. Non sbaglia una partita da agosto praticamente. Non ne sta sbagliando ora Daniel Medvedev. Continua il suo percorso da rullo compressore da Washington, ossia a cavallo tra luglio ed agosto. Sono solo finali e vittorie per Daniel Medvedev e quindi incrementa anche meritatamente il suo numero 4 del mondo, vince anche il suo secondo Masters 1000 dopo il sigillo di Cincinnati, vince in quel di Shanghai contro un Alexander Zverev che nel primo set poteva quantomeno far qualcosina di più, soprattutto nell'ultimo game con quei doppi falli di fila, con quei due doppi falli di fila che hanno praticamente consegnato in mano a a Daniil Medvedev il primo set, che poi il secondo è davvero una sorta di agonia per il tedesco, un monologo, uno show totale da parte del russo, inarrestabile, semplicemente inarrestabile questo giocatore, che sembra anche fisicamente non imponente, però ragazzi, batte bene, fa tutto bene, tremendamente efficace, brutto da vedere, bruttino da vedere come tennis, forse anche più brutto di quello, più brutto e noioso di quello di Djokovic, ce ne vuole, però sembra scoordinato, sembra non abbia le movenze giuste, comunque i movimenti eseguiti alla lettera correttamente. Però, ragazzi, fatto sta, è tremendamente efficace. Copre il campo come nessuno fa, ragazzi, perché copre veramente il campo in maniera straordinaria. Cioè, sembra davvero che ce ne siano due di giocatori in campo, in realtà è Medvedev che si fa chilometri e chilometri a partita e riesce a trovare soluzioni straordinarie per un giocatore che non si ferma più, ragazzi. Mi sembra troppo, diciamo, riduttivo, diciamo, sminuire questo periodo di Medvedev come stato di grazia, perché è un giocatore che comunque si fa finale in un ATP 500 a Washington, ti fa finale a Montreal battuto solo da Nadal, ti fa vittoria a Cincinnati battendo un Goffin in forma in finale, ma soprattutto Goffin battendo, scusate, in precedenza Novak Djokovic. Ti va in finale agli US Open dove era mezzo infortunato e ti porta al quinto set, va un passo dal vincerlo contro un Nadal impressionante e poi ti va a vincere Shanghai, oltre poi, tra parentesi, c'è anche la vittoria nell'ATP casalingo di San Pietroburgo, quindi è qualcosa di impressionante perché una continuità tale, nonostante siano proprio tornei sempre importanti, una continuità tale proprio di non sbagliare una partita, di concedere il nulla all'avversario, è qualcosa davvero di impressionante. Oggi ha spazzato via uno Zverev comunque in salute, però comunque uno Zverev che oggi ha giocato peggio di ieri, peggio della partita con Federer, e forse un po' di rimpianto viene dalla partita di ieri, perché magari con un Matteo Berrettini in versione sicuramente migliore di quella di ieri avremmo potuto assistere ad un altro tipo di spettacolo. E però la storia non si fa con i se e con i ma, e quindi andiamo avanti con questo 2019 che pian pianino si sta giungendo alla conclusione, e probabilmente proprio in questi ultimi mesi dell'anno, dall'ultima parte dell'estate all'inizio dell'autunno, ci ha dato questo campione, questo fuoriclasse che è pronto, il primo probabilmente dei next gen in assoluto, a davvero
acquisire questa continuità. Cioè, lui gioca sempre allo stesso livello, cioè ogni partita scende in campo e gioca sempre allo stesso livello. Questo è un livello non alto, altissimo, e lui gioca sempre allo stesso livello. Non davvero, non si abbassa mai il livello tennistico di Medvedev, resta sempre lì. È una sorta di macchina da tennis questo ragazzo, che è sempre più impressionante davvero per la continuità che sta dimostrando, perché è il primo next gen a dimostrare una tale continuità. E insomma, appunto, questo 2019, che tra poco andrà agli archivi, ci ha dato probabilmente il primo fuori classe, il primo campione pronto seriamente ad ereditare la grande, la pesante, l'ingente eredità lasciata dai Fab 3 o Fab 4. Lascio a voi la scelta. Insomma, fatto sta, Medvedev si sta trasformando in un Fab, il quarto Fab dopo che Murray li aveva abbandonati. Ecco che adesso Daniel Medvedev, diciamo, è arrivato a sostituire Murray come Fab Four, però insomma in questo momento è il giocatore più in forma assolutamente degli ultimi 2 mesi e mezzo, 3. In questo momento è il numero uno, in pochissimi lo batterebbero, perché non l'ha battuto Djokovic, non credo la batterebbe questo Roger Federer, lo potrebbe battere Rafael Nadal, ma anche lui ha fatto una fatica cane, e se non rientra Nadal questo continuerà a vincere, perché appunto è una macchina da tennis, non abbassa mai di un centesimo il suo livello, è sempre concentrato sulla partita. Semplicemente, ragazzi, è un giocatore che non vedevamo davvero. Probabilmente può fare una carriera alla pari di quella di Novak Djokovic, perché a parte Djokovic ha avuto dei cali, lui sembra non averne neanche. Che quando, perché poi Nole deve essere al 100% fisicamente per esprimere il suo potenziale. Medvedev anche agli US Open, dove giocò quella partita con Wawrinka, dove era tutt'altro che al 100%, anche lì riuscì in qualche maniera a portare a casa la partita grazie al cuore, all'orgoglio e all'esprimere il suo tennis nonostante non sia al top fisicamente. Quindi davvero ci ritroviamo davanti a un super, super giocatore. E a questo punto una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Dopo andrò a vedere una partita del Ponte a Sieve dove farò un altro articolo. Comunque ragazzi, appunto, buona domenica a tutti e arrivederci ragazzi al prossimo video.